Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Qui ti parlo dell'uso del 20-ton triad, ROV, tradotto in italiano, del famoso concetto delle 12 note nelle triadi. Come utilizzare una musica che sia, direi, atonale, però usando le triadi. Ti ho già parlato dei punti cardinali, ma il concetto di oggi è totalmente diverso. Come usare, grazie a triadi, tutte le note possibili. Allora, il primo esempio di cui ti parlo è Re minore, Fa diesis maggiore, Mi minore e Do, Mi maggiore e Do minore. Senti, Re minore, Fa diesis maggiore, Mi maggiore e Do minore. Sto usando tutte le note, in pratica. Non c'è centro di gravità, non c'è centro di gravità, è musica atonale questa, fatto con triadi maggiori e minori. Il secondo esempio invece è la poli, i poliaccordi, che creare tensione, usare il Fa maggiore e il Do minore registrati insieme e poi, secondo accordo, il Mi minore e il Re minore suonati insieme, che hanno un effetto di assolutamente, direi, di politonalità, dato che uso due centri tonali, quindi di sonanza, quindi atonali e dissonante. Il primo non è atonale, è consonante, perché uso Re minore, Fa diesis maggiore, Mi minore, Mi maggiore e Do minore. Questa è musica atonale e consonante. Invece quando unisco Fa maggiore col Do minore insieme e il Mi maggiore e il Re minore insieme, che ha un effetto di dissonanza incredibile, politonalità nello stile classico alla Stravinsky. Poi un altro esempio invece è utilizzare tutti e quattro i tipi di accordi, cioè accordi consonanti, maggiore e minore, accordi dissonanti, accordo aumentato e diminuito. Quindi un esempio è il do aumentato, si diminuito, Fa diesis minore, Mi bemolle, Mi maggiore. In pratica sto usando un accordo aumentato, un accordo diminuito, un accordo minore e un accordo maggiore. Quindi do aumentato, si. Si diminuito, Fa diesis minore e Mi bemolle maggiore. E con questi due, poi dopo puoi fare la politonalità anche qui, Fa diesis maggiore con Fa diesis minore con il Do aumentato. Insieme e Mi bemolle maggiore con Si diminuito insieme, che anche qui policordi, politonalità e qui dissonanza. Quindi in pratica il primo esempio è come utilizzare triadi, accordi proprio di terza consonante, e creare appunto il concetto di atonalità, senza dover stare a pensare al famoso concetto seriale, no? Della musica seriale. Tipo proprio la seconda Arno Schoenberg, la scuola viennese, dove dovevi creare proprio una matrice e fare tutte le note. No, basta con questi quattro accordi, sei già in una musica totalmente atonale. E non è solo neanche i punti cardinali, è una musica diversa. Ciao, prossimo video!